facciamo subito il punto della situazione per quello che riguarda gli accertati, come siamo messi? Ma c'è da verificare un po' la situazione di Checchi e di Mete, che hanno avuto dei risentimenti muscolari in settimana, quindi vediamo tra oggi e domani. So che Checchi faceva un'ecografia oggi, speriamo di poter recuperare per domenica, che sono quindi cose importanti in questo momento. Tra Remorini, io credo che siamo vicini, ancora tutta la settimana si è allenato a parte, quindi vediamo se da martedì potrà aggregarsi al gruppo e finire la stagione anche lui nel migliore dei modi. Come si affronta una partita come quella di domenica, dopo che al termine della partita di domenica scorsa sembrava che il divario fosse arrivato a 2 punti, invece poi arriva questa notizia? Probabilmente potrebbe essere anche stato un po' un colpo, no? Visto che le partite da giocare sono sempre meno e il distacco alla fine è rimasto di 4 punti. Ma, sai, se avessero pareggiato domenica scorsa sarebbe stato sicuramente meglio, però noi sappiamo che bisogna provare, come abbiamo detto ormai da un mese a questa parte, a vincerle tutte, ne mancano 5. È chiaro che più le partite si assottigliano più diventa difficile, però secondo me adesso ci sono, prima di Pasqua, 2 partite importanti sia per noi che per loro, con difficoltà, perché noi per un verso che affronteremo Forte dei Marmi, che è una squadra che penso ci terrà a fare una buona figura qui a Massa, è un derby, e poi giovedì a Fezzano contro una squadra che si gioca la salvezza, mentre loro hanno l'incognita sanremese, che in questo momento è un po' un'incognita, perché come valore la Sanremese avrebbe dovuto essere in cima al campionato da sempre, hanno avuto un po' di problemi, domenica scorsa hanno fatto una bella vittoria dopo il cambio allenatore. Io spero che gli sia venuta voglia di entrare dentro i playoff. Se vanno con la mentalità giusta diventa una partita complicata anche con la Sanremese per il Gavorrano, e poi avranno lo scontro giovedì col Savona, uno scontro diretto, quindi ripeto, vediamo poi come giovedì sera arriviamo. Poi ci sarà la domenica di Pasqua e poi quando riprenderà il campionato ci saranno le 3 partite che poi decideranno tutto. Però tanto per noi è imprescindibile non pensare di provare a vincerle tutte queste partite, perché sarebbe importante. Io dico che se le vinciamo tutte ci avviciniamo molto a quello che è il nostro obiettivo. È chiaro che significherebbe vincerne 9 di fila, non sarà facile, però ci proviamo, perché poi in questo momento la squadra sta bene, quindi ci sono tutti i presupposti perché anche domenica si faccia una buonissima partita, provando a vincerla, sapendo che sarà una partita complicata. Proprio su questa partita, il Forte ha un tasso tecnico notevole, con tanti giocatori offensivi, insomma, di caratura. Ti aspetti un avversario che se la venga a giocare più a viso aperto rispetto alle altre avversarie che di solito vengono agli Oliveti? Ma mi aspetto che vengano a fare la partita per provare a vincerla. Come dicevi te, hanno qualità davanti, perché se rientra Falchini, Ferretti, Chianese, Biagini in mezzo al campo, Pizza, che hanno trascorsi di Serie B, quindi è sicuramente una squadra con dei valori importanti, e quindi noi bisogna esserne consapevoli e capire che bisogna essere la miglior massese per poter ancora tenere accesa questa speranza di poterci giocare il primo posto fino all'ultimo di campionato. Mi sembra che la squadra stia arrivando a questo finale a livello atletico e mentale nelle condizioni in cui speravi, perché mi sembra che un po' quelli che erano i dubbi legati all'assetto, ad alcuni giocatori non inseriti, si siano fugati man mano, a testimonianza che se magari avessi avuto questa squadra dall'inizio forse staremmo a parlare di un altro campionato. Ma sai, noi purtroppo secondo me abbiamo pagato molto quando abbiamo, nella campagna acquisti di dicembre, quando abbiamo preso giocatori importanti che però purtroppo sono venuti che non erano pronti proprio fisicamente. Adesso che stanno molto bene, stanno dando un apporto fondamentale a questa squadra, quindi io credo che specialmente le prime 7-8 partite del girone di ritorno, dove, io lo ripeterò sempre, la componente fortuna veramente non ci ha dato per niente una mano, perché abbiamo perso punti anche per episodi importanti. Quindi, però è chiaro che adesso che stanno bene
sono un valore aggiunto. Io spero che riescano a tenere questa condizione sia fisica che mentale per queste ultime 5 battaglie che abbiamo, perché se noi siamo quelli delle ultime domeniche, credo che sarebbe difficile per tutti. E quindi speriamo, dai, che questa autostima e questa voglia di stupire possa stare dentro di noi fino alla fine, che sarebbe importante. Mi sembra che hai già dato per sicuro il rientro di Falchini, mentre invece ci sono delle voci da Forte dei Marmi che insomma mettono in dubbio la possibilità che l'ex bianconero possa giocare. Nell'eventualità che mancassero alla Massese Checchi e alla Real Forte dei Marmi Falchini, sicuramente potrebbe essere un'altra partita, una partita molto diversa. Ma è diversa, ripeto, loro hanno qualità e hanno anche cambi, perché prima citavo alcuni giocatori del Forte dei Marmi, ma mi sono dimenticato anche di Rosati, che tra l'altro sta facendo anche molto bene, quindi se non ci sarà Falchini penso ci sarà Rosati, e quindi è un altro tipo di giocatore. Ma per esempio domenica scorsa il Gavorano è stato il migliore in campo, sempre pericoloso, quindi ripeto, hanno anche ricambi davanti loro, e quindi per noi se non ci fosse Checchi sarebbe una perdita insomma importante, specialmente sulla fisicità e sulla pericolosità che possiamo avere sui calci piazzati con Lorenzo in campo. Però insomma vediamo, dai, ci sono 2 giorni, speriamo di recuperarlo, se no poi c'è Matteo Zambarda pronto, c'ho anche l'alternativa che potrebbe essere Maccabruni, quindi questo non mi preoccupa, perché ripeto, la nostra forza è il gruppo in questo momento, stanno tutti bene, quindi sono convinto che se anche avessimo delle assenze così importanti, gli altri superiranno, anzi ci metteranno anche qualcosina in più per dimostrare insomma il loro valore. Quindi potrebbe anche darsi che la Massese si presenti in campo domenica con una difesa ulteriormente ringiovanita, se dovesse Maccabruni sostituire nel ruolo di centrale Checchi. Ci abbiamo giocato tante volte così, non è che sarebbe una novità, quindi, però ripeto, dai, c'è anche Zambarda che sta bene, quindi vediamo. Io confido che il problema di Checchi sia un problema risolvibile, intendo che anche rischiarlo domenica non si pregiudica poi il proseguo, perché quello di sbagliato sarebbe magari buttare in campo un giocatore per fargli fare una partita e poi lo perdi per un mese, quindi vediamo, se non ci sono questi presupposti, che non rischiamo niente, penso che possa essere della partita, altrimenti ripeto, sia Maccabruni che Zambarda sono giocatori più che affidabili. Una notazione su Meite, che domenica scorsa ha impressionato nel tentativo di costruire l'azione e poi ha sempre, quasi sempre deluso nel tentativo di finalizzarla. È un giocatore che è incompleto per qualche motivazione particolare, oppure è un momento e pensi che il giocatore potrà magari cercare in futuro anche di finalizzare quelle azioni che crea lui stesso? No, è un ragazzo giovane con giocate importanti, perché la gamba che c'ha Meite nella nostra rosa ce l'hanno in pochi. Purtroppo domenica scorsa ha fatto delle belle cose, poi è addirittura scivolato un paio di volte e quindi è stato anche sfortunato, però per come stiamo giocando in questo momento per noi è un giocatore importante, perché se vuoi creare anche superiorità numerica sugli esterni hai bisogno di gente che salti l'uomo. In questo momento non c'è Remorini e lui questa cosa qui la sa far bene. Se dovesse giocare domenica sicuramente gli controllerò i tacchetti per vedere che siano adatti al campo, perché insomma poi davvero domenica potevamo finalizzare, specialmente nel primo tempo, un paio di occasioni e purtroppo lui è scivolato. Però ripeto, è un giocatore che ha magari non continuo nell'arco dei 90 minuti, però c'ha quelle 2 o 3 accelerazioni che possono far male agli avversari.
Nel servizio sulla partita di domenica scorsa ho, diciamo così, posto l'accento sul centrocampo da me definito dei piedi buoni di Barone e Guerci, che però in un certo senso penalizza un po' un giocatore che io dal mio punto di vista farei sempre giocare, che è Zagaglioni. Parlaci un po' del futuro di questo ragazzo, di Zagaglioni, quando è che potrà essere magari riutilizzato? Jacopo ha avuto da gennaio fino a 2 settimane fa è stato un calvario per lui, perché ha avuto dei problemi alla caviglia, si è allenato poco, addirittura ha anche giocato quando non doveva giocare, non so se giocò anche col Gavorrano, che insomma entrò dopo pochi minuti, anche sì. Problemi allo stomaco, se non sì, ricordo sì, male. Esatto, quindi ne ha avute tantissime. Ora sta bene, è un giocatore per noi importante anche dentro lo spogliatoio. Adesso in questo momento abbiamo trovato un equilibrio con Guerci e Barone, però ripeto, è un giocatore che sicuramente sarà decisivo in queste 5 partite, sia che parte dall'inizio, che possa subentrare, perché poi abbiamo anche dei giocatori in diffida. E quindi però Jacopo è un ragazzo eccezionale, un professionista, quindi sa che il nostro obiettivo è troppo importante per guardare il proprio orticello, quindi questo mi sembra che i ragazzi l'abbiano capito. Però domenica sicuramente o dall'inizio o entrando darà il suo contributo, quindi con serenità, dai, perché ripeto, poi quando trovi certi equilibri in squadra poi è difficile anche pensare di cambiare, no? Quindi per adesso stiamo facendo bene così, e poi non è detto che domenica si possano incontrare difficoltà durante la partita che poi necessitano magari di cambiare qualcosina, allora Jacopo diventa un giocatore importantissimo. Domenica per l'ennesima volta il tuo collega di panchina sarà fuori, sarà in tribuna. Pensi che questo piccolo inconveniente possa risultare a essere un vantaggio per la Massese, oppure secondo te non cambia niente? No, non penso proprio. Credo che siano dettagli questi. Io credo che l'allenatore sia fondamentale Dal lunedì fino al sabato, poi la domenica è ovvio che devi essere sveglio nei cambi e tutto, però quello che te riesci a trasmettere lo trasmetti durante la settimana o nei mesi di lavoro che hai fatto col gruppo. Io credo che il Forte dei Marmi rispecchierà sicuramente quello che è il carattere del suo allenatore, quindi mi aspetto una squadra scorbutica che verrà qui per romperci un po' le uova nel paniere, però noi bisogna fare altrettanto, al di là che loro abbiano un allenatore in panchina o meno, o che giochi Falchini o chi per lui. Abbiamo un obiettivo troppo importante e bisognerà scendere in campo con quella fame, con il sangue agli occhi, perché siamo consapevoli che è una partita importante, è un crocevia di questo campionato domenica. Smetti gli abiti dell'allenatore e prova a fare quello dello scommettitore. Su chi scommetteresti come protagonista della gara di domenica? Un giocatore per parte, uno della Massese e uno della Real Forte Querceta. No, se devo scegliere uno di loro spero che il portiere faccia qualche papera, no? No, a parte le battute, no, io lo sai come la penso. Si va in campo in 11, 3 entrano e siamo in 20 che partecipano alla gara, e con questo spirito bisogna essere tutti uniti. E poi è chiaro che le qualità del singolo, speriamo che Biasci continui, che Di Paola riesca a sbloccarsi, a fare un gol, conta il collettivo, conta il gruppo, perché è poi quello che fa esaltare i singoli, no? E quindi il mio pensiero è questo. Dopo i 3 pareggi consecutivi in campionato, la Massese ha cominciato a segnare in maniera veramente eclatante. Continua a rimanere però dall'inizio dell'anno un problema in difesa, la Massese continua a prendere gol. Noi, specialmente in queste 2 ultime partite, allora, intanto i gol di Ghivizzano secondo me sono frutto di un'invenzione dell'arbitro, e secondo veramente di una coincidenza, di una ciabattata che ha preso nel fianco Villagà. Però è anche vero che
Probabilmente in queste ultime due partite siamo andati sopra di un paio di gol, di tre gol, e abbiamo voluto un pochettino vivacchiare, no? E quindi noi, proprio per gli esempi che abbiamo avuto, bisogna capire che, anzi, quando vai sopra di due o tre gol è quello che ti deve permettere di giocare tranquillo, di andare a prendere le squadre alte, di divertirsi. Invece noi vogliamo un pochettino vivacchiare, cercando di portare il risultato in porto senza sofferenze, invece poi prendiamo gol che magari possono riaprire partite chiuse, stradominate, come poteva essere quella di domenica, perché il risultato giusto della partita di Ghizzano poteva essere 5-1, e invece poi magari è finita 3-2, sembra che sia stata una partita lottata, ma non è così. Però è vero, su questo aspetto bisogna un po' migliorare. E tanto, se noi aspettiamo e vivacchiamo, come dici te, purtroppo il gollettino lo prendiamo, e quindi bisogna capire di riuscire a tenere un atteggiamento propositivo per tutti i 90 minuti. Tornando ai tre pareggi, dopo i tre pareggi avete avuto un incontro negli spogliatoi con i giocatori e avete deciso appunto di fare queste quattro partite con 12 punti. Ci siete riusciti e ora inizia un altro campionato, diciamo, un'altra 5 partite sicuramente più complicate rispetto a quelle che sono passate. Vi siete rincontrati con i giocatori a quattro occhi, nel senso, vi siete detti qualcosa oppure... No, quello che ci dovevamo dire era stato detto a suo tempo, e quindi, ripeto, ve lo dicevo prima, noi sappiamo che siamo partiti con questo pensiero, ne mancava 9 alla fine, e ne abbiamo vinte 4, ne mancano ancora 5, lo spirito deve essere quello di... anche perché sappiamo che non può essere altrimenti se vogliamo provare ad arrivare primi. E poi, ripeto, tante volte, come è successo poi nei tre pareggi che abbiamo fatto di Ponsacco, Argentina e Viareggio, poi puoi fare una prestazione più o meno brutta, ma quando ti prendi 5 pali sono poi quelli che hanno fatto la differenza, secondo me, e che ci hanno portato via qualche punto. Però l'atteggiamento deve essere quello che ultimamente abbiamo messo, di una squadra consapevole di cosa vuol fare, e una squadra che proverà a vincerle tutte. Poi vediamo se ci riusciamo. Se ci riusciamo siamo bravi, però non sarà sicuramente facile. Se dovessimo fare una scommessa, dove si possono guadagnare punti sulla nostra diretta rivale, Lazzini a cosa pensa, a cosa spera? No, ma lo dicevo prima, ora queste due partite sono fatto salvo che noi bisogna vincerle tutte, no? E questo è la prima cosa. Però poi abbiamo detto, viviamo domenica dopo domenica, però adesso, ripeto, due partite del Gavorrano, Sanremese e Savona, e poi vediamo cosa succede nelle ultime tre. Però queste due partite, ecco perché dicevo prima, speriamo che la Sanremese sia venuta voglia di arrivare nei playoff, perché insomma credo che sia un obiettivo minimo per la Sanremese, visto il campionato che ha fatto e le ambizioni con cui era partita. Quindi speriamo che la vittoria di domenica a Montecatini gli abbia dato quell'entusiasmo. E poi dopo c'avranno Savona, anche Savona secondo me fuori gioco ancora non è, perché c'ha lo scontro diretto col Gavorrano, perché dovrà venire qui da noi. Quindi, però, cioè, guardiamo domenica dopo domenica senza fare tanti calcoli, perché tanto poi alla fine servono a poco. Non c'è la classica tabella, ovviamente. No, la tabella non ha senso, perché poi magari dove chi avrebbe detto che Gavorrano perdesse a Sesti Levante magari vincesse domenica scorsa Forte dei Marmi, no? Invece è successo il contrario, e quindi le tabelle lasciano il tempo che trovano. Grazie.